Bentornati, eccoci con la seconda parte del video dedicato alle persiane. Allora, qui vedete la persiana vecchia che devo andare a sostituire. Qui vedete i montanti verticali che già sono, avete visto nel primo video. I montanti orizzontali, che sono questi. E poi ho i listelli. Questi qua sono i listelli che andranno a fare i miei listelli di chiusura delle persiane. Intanto, per darvi una misura dei listelli, i listelli sono 45, altezza 1 centimetro. I montanti orizzontali, quelli dove che sarebbero la parte sopra, la parte sotto, perfettamente 85. Ah, cos'è questo? È il calibro. Guarda il mio video, c'è anche quello sul canale. Quindi andrò a prendere la misura totale della mia persiana, che in questo momento che visto che la devo sostituire la devo fare uguale, quindi 52 centimetri. I montanti sono diversi, quindi da quelli che ho a questi cambiano, perché questi qui sono 8 mentre i miei sono 9. Quindi faccio 52 meno 9 e 9, quindi meno 18, e ho 34. Un pezzo del listello deve entrare qua dentro nei fori, quindi vado a prendere la misura del mio foro, che è 1,5. Quindi il listello deve essere, abbiamo detto, 52 meno 18, che sono i montanti, quindi è 34, ma anche il pezzo, devo sommare i pezzi che vanno dentro, quindi più 3, quindi avrò dei pezzi lunghi 37. Questo deve essere 37, perché un pezzettino andrà qua dentro e un pezzettino e quell'altro andrà nell'altro. Eccoci, adesso abbiamo praticamente, si è asciugata la colla, andiamo a rimuovere i nostri fermi. Ok, adesso facciamo una prova a vedere se il montante va bene, così per non avere problemi dopo. Ok, adesso dobbiamo andare a mettere le listelle, che come vedete da una parte le ho lasciate comunque normali, cioè le ho semplicemente tagliate e basta, mentre dall'altro le ho svasate. Perché? Perché andrò a montarle in questo senso, in modo che la parte svasata rimanga in alto, e quando andrò a chiudere il montante laterale, questo invito mi aiuterà a chiudere la struttura. Quindi iniziamo a mettere 60 di queste listelle. Sono stato veloce, in un attimo si è montata, più o meno. Allora, adesso, prima di mettere su
il montante, cerco di allineare i miei listelli in modo che almeno siano un po' tutti dritti. E chi lo fa di mestiere, chi fa tante persiane, hanno una macchina che tengono divisi in una giusta posizione i vari listelli, e l'asse, il montante poi viene calato orizzontalmente e va dentro, chiaramente preciso. Nel mio caso invece ho dovuto creare delle morse particolari, che potete vedere il mio video in un video che ho fatto esclusivamente per quello. E quindi adesso io vado a orientare i listelli nel miglior modo possibile, in modo che dopo mi agevola a montare il montante. Come faccio? Praticamente uso un legno e tengo tutte pari i listelli, tutti contro. Eccoci alla parte più complicata, dobbiamo mettere su il montante verticale in tutte queste listelle. Comincio a posizionare i listelli in modo che vadano quasi a combaciare con i buchi. E adesso andiamo a operare con le mie mosse. Thank you.
Adesso lascio asciugare la colla, quindi per un po' li lascio in tensione, soprattutto dove avevo messo la colla in pluritanica. Deve fare bene presa, sennò con l'espansione può mandarmi su il tutto. E domani procedo con il taglio e in seguito eseguirò il taglio finale per far sì che sia tutta dritta qua sopra, che è la parte in alto della persiana. Ok, adesso si è asciugata, togliamo i morsetti. Dopo aver tagliato a filo il legno, le persiane, quindi ho lisciato tutti i vari punti su questo lato, l'ho fatto anche dall'altra parte. Adesso andiamo a carteggiare grana grossa. Come avevo detto, questa è una persiana scorrevole, quindi devo andare a mettere gli scorrevoli. Vanno montati in questo senso, cioè questa qui mantiene mantiene la ruota nella guida. Quindi ho fatto un segno centrale in modo che poi vado a montare le viti e vado a montare perfettamente in centro. Faccio dei buchi. Ecco fatto. Adesso facciamo la parte invece in alto. Le due guide che vanno messe di sopra, infatti, caterranno la persiana sulla guida superiore. Perché magari c'è una piccola differenza, queste possono essere, devono poter scorrere, anche per poterla mettere dentro. Allora si mette prima questo pezzo, lo si fissa e poi questo scorre su questo nuovo binario. Ecco, in questo modo possono scorrere.
volta scelto la posizione giusta, tiriamo queste viti, tiriamo i bulloni che fermeranno la mia guida. A questo punto passerà la guida. Ok ragazzi, allora vi ho fatto vedere come fare le persiane, ora tocca a voi. Cambiate le vostre, è molto semplice, soprattutto se comprate i pezzi come ho fatto io, però la spesa è veramente irrisoria e così avrete delle persiane completamente nuove. Ricordate che il fai da te è bello perché ci sono mille modi di poterle fare, sicuramente ce n'è uno migliore di quello che vi ho fatto vedere io. Se qualcuno lo conosce, lasciatemi in descrizione farlo. E ricordate che chiunque può lavorare il legno e le imperfezioni sono il bello del fai da te, ma aver realizzato qualcosa con le proprie mani è fantastico. Se volete venite sul mio canale, mi raccomando iscrivetevi perché per me è una soddisfazione personale. E con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao e buon lavoro a tutti.